Domenica 6 novembre alle ore 9:30, terza edizione della Michettiana Running. Torna dunque l'attesissima maratonina competitiva e non a Francavilla al Mare. Sport, musica, premi e un momento di condivisione. La partenza da Palazzo Sirena vedrà gli atleti e gli appassionati cimentarsi in un percorso che abbraccia tutto il territorio della cittadina francavillese. Tutti i dettagli nelle parole dell'organizzatore Claudio Coccia. Saremo qui a ospitare questa terza edizione della Michettiana, è un'edizione ancora più speciale delle altre, dove ci sono tante sorprese per tutti i partecipanti. Appuntamento, allora, la manifestazione partirà sabato 5 novembre, dalle 14, dove si svolgeranno tutte le attività per i bambini, quindi attività e gare per i ragazzi dai 5 ai 14 anni, e contestualmente ci sarà l'apertura per quanto riguarda la distribuzione dei pettorali e pacchi gara per gli atleti che sono già iscritti. E poi domenica ci sarà lo start ufficiale alle 9:30. Sì, è un evento in realtà per tutti, per gli atleti, per le famiglie, per gli appassionati e anche per chi vuole ascoltare una buona musica. Tutto l'evento sarà allietato dalla presenza di Radio Delta 1, che offrirà uno spettacolo nello spettacolo. Quindi è un evento per tutta la famiglia, quindi per chi corre e per chi vuole passare una semplice domenica all'aria aperta. Sì, il percorso è straordinario perché costeggia il mare, quindi è come dire, è un correre in un luogo incontaminato, senza traffico perché ci sarà la chiusura totale del traffico e quindi ci sarà l'opportunità di vivere veramente una bella giornata di sport. Sì, lo scorso anno ci fu la presenza di un atleta di un certo spessore, Ricatti, Domenico. Quest'anno non sappiamo ancora, ci saranno sicuramente delle presenze, insomma, di livello, di qualità che vanno, come dire, a impreziosire ancora di più l'evento. Certamente è una manifestazione che prevede premi un po' per tutte le categorie e per i primi assoluti, premi anche di un certo rilievo, insomma, e poi non mancherà il terzo tempo. Quest'anno ci sarà un passaparty, insomma, particolare, con un catering, insomma, Genobile che offrirà un menù completo per tutti i partecipanti. Sì, l'obiettivo primario nostro è quello di far trascorrere una splendida giornata di sport a tutti i partecipanti e far qualcosa che rimanga dentro di loro, perché insomma questo evento sappiamo benissimo che quando si partecipa a una manifestazione dove tutto volge per il meglio, rimane sempre qualcosa dentro di noi e quindi il nostro obiettivo è questo.